Ciao a tutti ragazzi, sono Evan, bentornati sul mio canale. Eccoci qua con un nuovo video su Remnant 2. Questo gioco mi sta piacendo parecchio. Mi sta anche già facendo bestemmiare parecchio. No, non così tanto, però mi sta facendo bestemmiare. E comincio subito. Mi sono appena svegliato, io comincio subito a bestemmiare. Perché io mi sono accorto che questo tizio, orcoglione, Joel invecchiato, vende le armi. Maledetto bastardo. E quindi. Già, abbiamo buttato via preziose risorse quando potevamo, volendo, cambiare arma. In realtà non credo che siano molto forti. Quindi, vabbè, sti cazzi, dai. Accidenti, sei tu! Le voci di corridoio mi avevano fatto pensare che non ci saresti più Ah, rimasto. minchia. Evviva! Ah, sì? Va bene, dai. Te ne abbuono uno perché mi hai portato dal dottore, ma mi devi ancora due favori. Dov'eri? Dicevano che tu fossi in fuga con Ford e che foste spariti, è vero? Quelle tracce. Qualcuno si mette nei guai, quindi vai a cercarla. Ricordati che mi devi ancora dei favori e non è un debito trasferibile. Immagino che questa faccenda di Clementine abbia a che fare con quell'enorme cristallo fluttuante laggiù. Boh, ha detto che può portarti in altri luoghi, se non in altri mondi. Sembra che qui qualunque cosa possa essere vera. Hanno persino curato la mia putrefazione, Ruth. Sai cosa? Potrei perfino iniziare a credere nelle fiabe. Ah, sì. Non so cosa mi abbia dato la dottoressa Nora, ma non stavo così bene da anni. Forse è stato il Fulton's Blend. Ah, mi conosci. Mi viene l'ansia se rimango ferma troppo a lungo, quindi sono andata alle rovine in cerca di cose utili. Facevo quello che faccio di solito per sopravvivere, magari raccogliendo roba per quando ci spostiamo. Ma poi non sei tornato e Boh ha detto che questa roba farebbe comodo alla gente di queste parti, quindi ho messo su un negozio. Ehi, se mai avessi bisogno di qualcosa là fuori nei mondi, o come si chiamano, fammelo sapere. Ho un sacco di cose da scambiare. Ah, quindi lei c'ha qualcosa. Simulacro, materiale di creazione raro e del ferro. Ok, buono a sapersi, dai. Buono Sai dove trovarmi? a sapersi. Ma vende armature, ok. Io però volevo migliorarle più che comprarle. Quando riceve effetti curativi ottiene rapidità per 10 secondi. Onesto. Allora, questa vende. Ah, ok, questo è utile. Ok. Per quando c'è quel pezzo di barra della vita grigio. Un altro? Ma non vale così però, bro. Ma guarda te! Buggatissimo! Guardalo! Ed eccoci arrivati in zona, ragazzi. Namo, namo. Allora, buongiornissimo signori, eccoci qua arrivati. Questo salto direi che è meglio non provarlo. Ok. La corte della vedova. Minchia, bella corte di merda. No, no, dai, mi dissocio. Povera vedova. La capra con il flauto aveva detto che il grande La Albert si capra trovava con il nelle vicinanze. flauto. Onesto. Effettivamente è quello che era, quindi. Ok, sopra questa struttura c'era un bauletto. E adesso qua c'è l'arcerino. Madonna, ste cose. Comincio a odiarle un pochino, sapete? La fa mocco, ma. La so giocata malissimo, però mi stanno parecchio sul cazzo. Scusate, sono un po' addormentato, quindi non sono molto reattivo e il mio cervello è un po' offuscato dal sonno. E sono un coglione, soprattutto. Quello è la parte, insomma, principale. Ah, è chiusa. Da dove cazzo passo, scusami? Fantastico. Sto perdendo Altre brutte qualcosa? notizie. Ma Cristo!
No, dove vai? Vieni a prendermi, vero? Sì. E a sto giro però vaffanculo, eh. Salve, si può? Ok, ci siamo. Attenzione, un simulacro abbiamo trovato. Good soup. Oppela, attraverso la cascata, che figo. Chiave ossidata. Potrebbe essere per la porta di qui prima? Potrebbe, certo. Ciao, Fra! T'a posto? Ma lui non è un servitore della regina dei cazzi, là, come... come si chiamava? Viecce, bro. Che cazzo. Ma che vuoi fare, Pratum? Invece? Oppa! Oh, si può aprire la porta da qua? Ma l'avevamo vista sta porta? Forse sì. Non mi ricordo, sapete. Ah no, me l'ero persa. Me l'ero persa assolutamente. Ah, ma si ricongiunge alla parte di prima, in teoria, che non riuscivamo a trovare. Vediamo se ho ragione. No, sono un coglione. Sono un coglione di merda. Ho sbagliato, vero? Ok, dopo aver dovuto rifare tutto il giro perché sono un coglione, andiamo. Madonna santa, mannaggia me. Opera. Scaletta. Vediamo se non c'è qualcosa di figo, mi incazzo. Ah dai, un baule. Meglio di niente. Ah, ma ok, qua non è esplorato perché non avevamo la chiave. Però forse adesso l'abbiamo trovata. Sì, ok, perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Ah, da qua. Ah, forse non ce la segnava. Stemma della matriarca. Mentre il danno in mischia e danni, i colpi in mischia ripristinano l'esistenza. Trascurabile per adesso, direi. Opera. Oh, bauletto anche. E qua c'è un'altra scala che non avevo visto, che porta a niente. E di qua c'è qualcosa? Ma è inutile! Ma bro, ma... vabbè, ok. Allora, vediamo che c'è e cosa c'è qua di sopra. Minotaurone di prima. Ciao, Fra. Ma è più di uno? Uno è di sotto, puttana Eva. Salve. Sium. Foca. No, oh, è cascato lì sotto.
Salve. No, bro, non così però. E che cazzo. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Vabbè. Totalmente inutile questa stanza. Ottimo. Ma quello? Me lo sono totalmente perso o cosa? Scusatemi. Ma l'ho ucciso io? No, non credo proprio. No, no. Sei da sempre una delle mie... prendi la chiave e trova il mio scrigno personale nella corte. Ok. C'è qualcosa di sacro dentro, eccetera, eccetera. Vabbè, niente di che. Chiave ornata. Ok. Minchia, me l'ho totalmente perso, ragazzi. Quindi adesso è ora di andare, entrare definitivamente nel dungeone. E quella cosa cos'è, scusami? No, bro. Stai scherzando? Bro, stai scherzando? Cristo. Cioè, ragazzi, ma siamo seri? Posso sparargli da qua? Io adesso voglio fare un test. Da qua mi ci faceva sparare. No, non prende danno. Mannaggia. Volevo svangarmela così invece. Ci siamo. Ah, ma guarda, forse è pure peggio. Oh Cristo. No, bro. Ma che mi stai a dire? No, bro, ma che è? Vabbè. Ok. Però devo dire che non sembra difficilissimo, eh. Là. No, per niente. Una volta capito il tutto e lo capisci subito alla fine. Dai, pensavo peggio, vedendo quella roba enorme mi sembrava del mondo più vicino. Si opera. Signori, questo video è venuto lunghissimo, quindi lo dividerò in più parti, non so se due o tre. Questa parte la sto registrando dopo aver registrato, ma prima di aver editato, quindi non lo so. Comunque, questa parte finisce qua. Io spero che questo video possa esservi piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, un commentino per l'algoritmo e per aiutarmi a supportare il canale.
Poi, per chi non lo fosse, mi raccomando iscrizione, attivate la campanellina, condividete con gli amici e farmi conoscere più gente e niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto e vi ringrazio, love you.